Questa sera, Gesù, vogliamo stare davanti a te per offrire, elevare il rapporto con Dio di ogni uomo e donna che ha scelto che Dio esiste. Ti portiamo tutto quello che è nel rapporto con Dio di ogni uomo e di ogni donna. Ti portiamo tutto quello che fin dall'eternità è il tuo desiderio di incontrare l'uomo, la donna, e di incontrarli nel tuo amore. Portiamo anche tutte quelle immagini di Dio che sono state presentate lungo la storia dell'umanità della Terra, e che hanno soffocato il rapporto con Dio libero e autentico. Ti portiamo tutto il grido nelle anime che nasce dall'immagine di un Dio giudice, di un Dio che condanna, di un Dio che pretende. Sottomettiamo la tua regalità tutte quelle immagini che hanno sporcato il rapporto con Dio così come tu l'hai pensato unico per ogni uomo e per ogni donna. Il rapporto con te non si può spiegare, può soltanto essere vissuto. Scegliere che Dio esiste . Amarsi come creatura unica in tutto l'universo e in ogni tempo . Iniziare a vivere un rapporto . Questa sera vogliamo offrirci e portarti tutti coloro che hanno scelto di vivere questo rapporto con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo. Vogliamo portarti tutte le domande di ogni uomo e donna che ha scelto che tu esisti. Tutti i perché. Vogliamo portarti tutte le gioie, ogni gratitudine,
sottomettiamo a te anche tutti i dubbi. Tutto ciò che deve essere risanato fino alle radici di questa terra, nel rapporto con Dio. Parole di Maria Santissima, Madre dell'umanità. Miei cari figli, oggi desidero dirvi che Dio ascolta e comprende. Ascolta le vostre preghiere e comprende le vostre necessità. Voi però dovete imparare a pregare bene. Vi spiego come pregare. Presentate a Dio i problemi e le necessità che vi assillano e lasciateli a Lui. Lasciate ai Suoi piedi anche i vostri peccati e quelli degli altri. Chiedete aiuto a Dio, ma non imponetegli le vostre soluzioni. Dio ha le sue soluzioni, che sono sempre migliori delle vostre. In ogni prova, chiedete a Dio prima di tutto che vi faccia capire ciò che dovete correggere in voi. C'è sempre qualcosa da correggere. Poi lasciate tutto nelle sue mani. Lasciate scorrere le cose come vengono, senza tormentarvi più. Entrerete così nella pace di Dio e vedrete le cose sotto una luce nuova. Lo Spirito Santo vi ispirerà nuovi propositi e nuove idee. Le soluzioni si presenteranno ai vostri occhi senza fatica e senza affanni. Quando chiedete con fiducia l'aiuto di Dio, Lui comincia ad aiutarvi dal momento stesso in cui vi rivolgete a Lui.
portiamo, Signore, tutte quelle anime che nella storia di ogni tempo non si sono sentite ascoltate e comprese nella loro identità in Dio e che per questo si sono chiuse, hanno cercato di essere qualcosa che non sono. Vogliamo portarti tutte queste anime e anche invitarle a uscire da ogni stato d'animo. Vogliamo indicargli la via di un rapporto vivo e autentico con te che sei Padre, Figlio e Spirito Santo, tu che hai creato ogni cosa in tutto l'universo. Che hai salvato tutto e tutti. E che continua a santificare tutti coloro che hanno accolto Gesù Cristo. Vogliamo portarti a queste anime. Perché il tuo amore, il tuo calore, la tua luce possano disperdere tutte quelle corazze fatte di tenebra, di freddo, costruite per sopravvivere in questa terra. In tutto il vasto universo. Vogliamo invitare queste anime ad uscire fuori, lasciare tutto ciò che è vecchio, incamminare un cammino nuovo con te, a partire da oggi, un rapporto autentico con Dio Padre. Un padre che ascolta e comprende. Yeah.
E quanti sono pronti per essere battezzati? Quanti desiderano credere che tu ascolti e comprendi tutto? Che provvedi a tutto prima che ancora l'uomo ti preghi. A tutti coloro che desiderano vivere questa fiducia in Dio totale. Giovanni e Maria Maddalena, io vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi assolvo da ogni peccato, vi stacco da tutto l'influsso del vortice magico satanico. Imprimo su di voi il sigillo dello Spirito Santo e tutti i suoi doni. E vi presento la Chiesa di Gesù Cristo dell'Universo. Dove la vostra identità in Dio è ascoltata, compresa, accolta, amata e per questo promossa ad essere vissuta. E a te, Lucifero, e a tutti i tuoi, a tutti gli arcidemoni e i demoni, allo spirito dell'Anticristo, del falso profeta, a tutti coloro che hanno scelto di schiacciare la vita di Dio nelle anime, di tradirla, vi comando di allontanarvi da ogni uomo e donna che vuole vivere un rapporto con Dio autentico e sprofondatevi nello stagno di fuoco e di zolfo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La tua benedizione, Signore, riempia tutto l'universo e avvolga del tuo amore ogni anima che desidera entrare nel silenzio e ascoltare la tua voce. Benedici l'intimità di ogni anima con te. Benedici tutta quella relazione con te, stupenda, sempre nuova. Benedici il tuo cercare l'uomo e la donna, che vuoi rivestire della tua gloria, del tuo amore, della tua vita. Benedici ogni anima che questa sera sceglierà di permettere al tuo calore di sciogliere tutto quel ghiaccio in cui si è chiusa per difendersi dal mondo
e dagli spiriti che ci sono in questo mondo, che non sono lo spirito di Cristo. Questa benedizione tocchi tutta la creazione, le creature, che tu hai donato all'uomo e alla donna, per risvegliare in loro l'immagine e la somiglianza con te, che tutto possa essere ascoltato, che la vibrazione della vita che tocca tutto l'universo tocchi ogni creatura, tutto il creato, e annunci che c'è un Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che ascolta e comprende. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.